chiariamo alcune cose che approfondiremo per chi avrà voglia oggi pomeriggio alle 2:30 su Canale 5. Innanzitutto la censura. Sono sempre contro ogni tipo di censura. Viva l'arte, viva la musica, viva la libertà, viva la poesia. La polemica fra Fedez e Rai, con Conte, Letta, Di Maio contro la Rai, è una polemica tutta a sinistra, perché la presunta censura tentata o lamentata da Fedez avveniva su Rai 3, controllata dalla sinistra, ad opera di un dirigente che fu addirittura portavoce di Veltroni, l'ex leader del partito della sinistra. Quindi se la risolvessero al telefono senza tirare in ballo la Lega o il centrodestra, che proprio fra Fedez e Rai 3 non c'entrano nulla. Secondo, se libertà deve essere, come giusto che sia, libertà sia sempre. E quindi mi domando, quelli che invocano la libertà di parola per Fedez giustamente, perché chiedano il bavaglio per Pio, Amedeo e la satira. Se libertà deve essere, sia libertà sempre. A proposito di censura, io sono contro una legge come la legge Zan, che impone non solo la censura ma addirittura la galera per chi pensa che le adozioni gay, l'utero in affitto e le lezioni gender a bambini di 5 o 6 anni sui banchi di scuola non siano il futuro del nostro paese. Anzi, su questo la Lega ha presentato una sua proposta di legge per aumentare le pene per chiunque discrimini, insulti o aggredisca omosessuali, eterosessuali, bianchi, neri. Per chi aggredisce c'è la galera, ma nuove leggi che mettano il bavaglio non penso sia quello che serve a questo paese, in cui la libertà deve tornare a esserci, libertà di lavoro, libertà di amore, libertà di spostamento, senza coprifuoco, senza limitazioni, con prudenza, con attenzioni, per tornare a essere Italia. Soprattutto però non c'è una sinistra che può decidere cosa è bene e cosa è male. Viva la libertà sempre e comunque.